capisce che questa squadra non me ne voglia mangio, però manca una punta di peso, una punta di riferimento. Può arrivare magari nel mercato di dicembre, se la classifica ci sorride come ci potrebbe sorridere, visto anche l'amore di gioco che fate e i punti che state facendo. Come diceva lui prima, al di là dei gruppi di penalizzazione, qualche punto perso magari meritatamente, potevate stare già sopra, la classifica è corta. Parto dal fatto che innanzitutto se sono state fatte delle scelte in funzione di una identità tecnica voluta fortemente nella ricerca del nostro allenatore, perché se oggi noi nella rosa attuale abbiamo qualche elemento in più, anche se giovani, è proprio perché è stato improntato questo tipo di progetto dove l'allenatore è molto attento a queste dinamiche. Io ad oggi, valutando la partita pure di oggi, alla fine noi abbiamo giocato, mancavano 20 minuti, c'era solo Porcaro e Franco in campo, c'erano tutti giovani. Questo per me è un motivo di soddisfazione, perché coloro i quali stanno trovando meno spazio oggi si stanno allenando in campo. Si cerca sempre di alzare l'asticella verso l'alto, e questo sicuramente è un merito che va fatto all'allenatore e a tutto lo staff. Perché mettere i giocatori dentro e non tenerli a disposizione, perché si fanno sempre le stesse scelte, non sempre sia produttivo questo fatto qua. In merito alla fase di attacco, noi siamo contenti di quello che stiamo facendo. È normale che tentiamo sempre al massimo. Io voglio sottolineare che comunque, come prima punta, se intendi tu quello, noi abbiamo Maggio, abbiamo Dell'O, abbiamo Guillari e abbiamo Longo, che da questa settimana rientra tra gli organici. L'importante è capire un attimo noi come obiettivo cosa ci prefiggiamo. Pertanto non è un discorso che si fa gol o si fanno meno gol, l'importante è avere un'identità di squadra. Come io ho detto quando abbiamo perso la partita in casa, io ho detto: guarda, per me è una sconfitta salutare, come si dice in gergo, no? Perché io non ho mai visto questa squadra, questi ragazzi in difficoltà, e nemmeno il mio allenatore mi ha lasciato delle perplessità in merito a qualche calciatore. Ci siamo tutti quanti messi insieme, stiamo lavorando sodo, è normale che poi si fanno le dovute valutazioni, ma queste le valutazioni si fanno assieme ai calciatori, alla società, al direttore, all'allenatore. Noi siamo questi che ci vedete, ci mettiamo la faccia con entusiasmo e con voglia. È un ambiente che comunque molti sono alla prima volta nella categoria, stesso comunque Maggio si confronta per la prima volta in questa categoria, così secondo me sono alla Sardegna. Comunque anche lo stesso di allora, voglio dire, cioè giocatori che stanno facendo bene e che si spera possano fare sempre meglio. Voglio dire una cosa importantissima, perché magari qualcuno non conosce i trascorsi di alcuni calciatori. Noi a bocce ferme abbiamo preso Maggio, che l'anno scorso ha fatto 19 gol in Serie D. Cioè l'Aversa, la società, i tecnici hanno preso un calciatore che andava per la maggiore. In quella fase di campionato, sto dicendo a voce ferme, perché comunque alla fine noi abbiamo individuato chi prendere. È normale che poi ci sono delle scelte che vanno bene, vanno male, ma questo fa parte del gioco, fa parte del calcio. Non è che non. Maggio per noi è un giocatore importante su cui noi ci crediamo e andiamo avanti. Che è successo agli infortunati? Che gatto che è uscito? Lo staff medico sta valutando, penso sia una contrattura che ha sentito un po' tirarsi, vediamo, valutiamo. L'importante è che subito si è fermato e quindi magari si riesce un attimino a vedere. Quindi ci hanno citato Longo, significa che inizia ad essere disponibile. Inizia ad allenarsi col gruppo, ci vuole un altro po' di tempo, però come diceva il direttore, è un giocatore importante, è un giocatore che ha dato tanto già l'anno scorso come in berretti e che sicuramente può dare tanto alla nostra prima squadra. Un giocatore di proprietà e quindi un giocatore di indubbio valore sicuramente. Noi crediamo molto in Maggio. Lo dice a me. Ci mancherebbe. No, ma il Maggio, se mi permettete, comunque sia 4 gol e qualche rigore, magari è stato pure qualche volta un po' fuori su alcune partite,
un giocatore che deve un attimino stare più sereno e più tranquillo. I gol arriverà sicuramente in doppia cifra, perché è un attaccante importante per questa categoria. Come diceva il direttore, penso che un giocatore che fa 19 gol l'anno prima, penso che sia stato preso uno dei migliori attaccanti per la categoria. La proprietà e il direttore hanno scelto sicuramente uno dei migliori della categoria, perché 17 gol, 18 gol, 19 gol a Sarno è sicuramente qualcosa di importante. Quindi dobbiamo stare sereni e tranquilli, aspettare che magari quando gli gira un attimino un colà un po' meglio, sicuramente sarà più lucido. L'attaccante è piaciuto, scusa. Sì, mi è piaciuto più il secondo tempo sicuramente. Però ragazzo 97, noi dobbiamo essere bravi a saperli far crescere questi ragazzi. Un altro giocatore penso di proprietà della Versa Normanna, e quindi se oggi andiamo ad analizzare in mezzo al campo c'erano diversi giocatori a Versa Normanna. E questa è una cosa importante che ha costruito insieme al presidente negli anni, quindi se sono in mezzo al campo sono sicuramente di indubbio valore, e questa è una cosa positiva. Mister, mercoledì, quindi Coppa Italia, sì. L'obiettivo è cercare di andare avanti. Sempre. Noi non sdomberemo mai nessuna competizione. La proprietà mette in disposizione, mi ha messo a disposizione 30 calciatori, e devono essere sempre al massimale, che sia la Coppa Italia, che sia anche il torneo di bocce che fanno qua dietro. Sempre devono dare il massimo. Anche qui partita secca, seconda partita. Cioè andiamo a giocare, andiamo a incontrare una signora squadra sicuramente, ma noi siamo la Versa Normanna, quindi dobbiamo onorare al meglio i nostri colori. Grazie. Bene, grazie.